Qui viene il colpo di gran cassa, il colpo di timpani, verrebbe da dire in un ambito orchestrale, oppure il clangore dei piatti. State attenti, qui viene il clou. Dio è morto, Dio resta morto e noi lo abbiamo ucciso. Qui c'è un fantastico climax ascendente, c'è, per restare sempre in termini musicali, una sorta di crescendo rossiniano. Dio è morto, che già, voglio dire, non è un bruscolino proprio, eh? Ma dopo rincara la dose, ancora più pesante, Dio resta morto. Perché? Perché è più pesante? Perché che un Dio sia morto è già successo una volta, però poi è risorto. Guarda che Nietzsche non mette mai una parola a caso. Questa volta non risorge più. Quindi Dio resta morto. Tre, ancora più forte, l'ultimo colpo di gran cassa, e noi lo abbiamo ucciso. Quindi qui la dichiarazione, l'assunzione di responsabilità. Noi l'abbiamo ucciso, noi abbiamo portato alla crisi di questo sistema di valori. Il nichilismo, l'annullamento dei valori tradizionali. Ma attenzione che proprio qui, proprio nel clou della negatività, proprio nel massimo, potrebbe sembrare dello smarrimento, della disperazione, si trova anche la prima indicazione per una possibile via d'uscita, proprio esattamente nel medesimo punto. Noi lo abbiamo ucciso. Perché? Proviamo a pensarci, pensemme Gasura. Se noi lo abbiamo ucciso, se noi siamo stati in grado di togliere la vita a Dio, forse è perché eravamo stati noi stessi a dargliela. Forse perché l'avevamo creato noi stessi. Ed ecco qua la luce in fondo al tunnel che compare. Allora, se eravamo stati noi stessi a crearlo, con la sua morte non è perduta ogni speranza. Se fosse stato lui a creare noi, sì, avremmo perso la nostra radice, il nostro punto di partenza, la nostra base, il nostro fondamento. Ma se fossimo stati noi a crearlo, avremmo ancora delle possibilità. E infatti comincia qui a porsi delle domande. Dopo le affermazioni, le constatazioni, no, disperate, adesso comincia a porsi delle domande. Vediamo quali. Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Gli assassini all'ennesima potenza, gli assassini degli assassini. Quanto di più sacro e di più possente il mondo possedeva fino ad oggi si è dissanguato sotto i nostri coltelli. Chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremo noi lavarci? Quali riti espiatori, quali rappresentazioni sacre dovremo noi inventare? E non so se il testo che vi ho dato porta rappresentazioni sacre o giochi sacri. Fatemi cenno se la prima o la seconda. La prima, rappresentazioni sacre, ecco, perfetto, perché ci sono due diverse traduzioni qua. Infatti, l'originale, questa volta su suggerimento di Francesca, che questa sera non c'è, giustificata peraltro,
Sono andato a vedere il testo originale che porta Heilige Spiele, ma Spiele in tedesco ha il doppio significato di gioco e di rappresentazione. È come ha l'inglese to play, che è il giocare ma anche il rappresentare, come il francese jouer, che è il giocare, ma anche il mettere in scena qualche cosa. Quindi Heilige Spiele sono le sacre rappresentazioni, i sacri riti. Quali sacri riti dovremmo inventare per purificarci da questa colpa? Non è troppo grande per noi la grandezza di questa azione. Attenzione che qui cominciano a comparire i lati positivi. È una grande azione, è una grande azione nel bene e nel male. O se vogliamo usare un'espressione tipica di Nietzsche e a lui cara, al di là del bene e del male. Non è troppo grande per noi la grandezza di questa azione. Non dobbiamo noi stessi diventare dei. Oh, eccola qua un'altra, eccolo qui un altro indizio, un'altra indicazione, un altro sassolino lasciato a terra da Pollicino. Una possibile via d'uscita da questa situazione è diventare noi, è prendere il posto che è stato lasciato vuoto dal Dio che è morto. Il che, attenzione, attenzione, non significa metterci su un altare e autoadorarci, no? Significa assumerci in prima persona le responsabilità che prima attribuivamo a lui. Significa questo. Assumerci in prima persona tutte le responsabilità del futuro, dell'avvenire. Non ci fu mai un'azione più grande. Ecco qui che si passa al lato positivo. Vedete come siamo passati gradualmente dal negativo all'interrogativo, all'affermativo adesso. Non ci fu mai un'azione più grande. Tutti coloro che verranno dopo di noi, eccolo qua che compare la speranza, dopo la disperazione. Apparterranno in virtù di questa azione ad una storia più alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi. In certi punti, in altri punti, Nietzsche afferma: fino ad ora la storia dell'uomo è stata preda di un orrendo caos. Noi sappiamo che lui apprezza anche il caos, l'abbiamo già citato più volte, bisogna avere molto caos in sé per partorire, per generare una stella danzante, ma il caos può anche essere pericoloso, può anche essere distruttivo. Ora, per ricavare dal caos un ordine, bisogna che noi compiamo un salto. Bisogna che noi creiamo qualcosa di nuovo, che noi diamo inizio ad una nuova storia. Guardate qui come diventa grande l'annuncio di quest'uomo folle, della morte di Dio. Annuncia la possibilità che fin qui, attenzione, resta solo una mera possibilità, e qui non c'è ancora niente di sicuro. Non ha né un nome questa possibilità, né dei confini precisi, né dei precisi tratti. È qualcosa ancora di estremamente indefinito. Ma è già una possibilità, è già una speranza. È già una speranza. Solo che si tratta forse di una speranza ancora prematura. Noi sappiamo che altrove Nietzsche afferma di essere nato postumo. Di
di essere nato troppo presto, di essere nato ante litteram. E così è anche di questo suo alter ego, di questo folle Zarathustra Nietzsche, trattino, 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 che infatti a questo punto il folle uomo tacque e rivolse di nuovo lo sguardo sui suoi ascoltatori. Anch'essi tacevano e lo guardavano stupiti. Finalmente gettò a terra la sua lanterna che andò in frantumi e si spense. La lanterna adesso non gli serve più. La provocazione non gli serve più. Non sta più cercando Dio. Sa che Dio non tornerà. Sa che oltre a Dio l'uomo non ha più nulla del nulla. Ha parlato esplicitamente poche righe più sopra, l'infinito nulla, il nichilismo, di cui riparleremo tra un momento. Vengo troppo presto, proseguì, non è ancora il mio tempo. Eccolo qua, l'uomo nato prematuro o nato postumo, ancora una volta gli estremi che si toccano, no? Se vogliamo. Non è ancora il mio tempo, vengo troppo presto, non siete ancora in grado di capirmi. È molto spesso il destino dei profeti. È molto spesso il destino dei profeti. Questo enorme avvenimento, questo cambiamento, questa palingenesi, questa rinascita, è ancora per strada, ancora da compiere molto cammino e sta facendo il suo cammino. Non è ancora arrivato fino alle orecchie degli uomini. Fulmine e tuono, pur essendo qualcosa di molto rapido, vogliono tempo. Il lume delle costellazioni. Le costellazioni, le galassie, l'universo hanno avuto bisogno di tempo per formarsi. Quindi anche il mondo nuovo che il folle Zarathustra Nietzsche qui sta annunciando. E con esso l'uomo nuovo, il mondo nuovo e l'uomo nuovo che lo abiterà. Le azioni vogliono tempo, anche dopo essere state compiute, perché siano vedute e ascoltate, perché siano comprese fino in fondo. Questa azione è ancora sempre più lontana da loro, dalle orecchie e dagli occhi degli uomini, delle più lontane costellazioni. Molto spesso si fa prima a cogliere, a conoscere ciò che sta lontano che ciò che sta vicino. Questo è un altro grandissimo insegnamento. Le cose che fatichiamo a vedere, possiamo faticare a vederle per eccessiva lontananza, ma anche per eccessiva vicinanza. Questa azione, l'abbiamo già letto, eppure sono loro che l'hanno compiuta, senza però rendersene conto, inconsciamente. Ecco che ritorna il tema dell'inconscio. Si racconta ancora che l'uomo folle abbia fatto irruzione quello stesso giorno in diverse chiese e qui vi abbia intonato il suo Requiem aeternam Deo, altra grossissima provocazione, un paradosso, perché non si recita il Requiem aeternam a Dio, si recita il Gloria in excelsis. E qui abbiamo invece ancora una volta il rovesciamento, abbiamo gli antipodi.
Cacciatone fuori e interrogato, si dice che si fosse limitato a rispondere invariabilmente in questo modo. Che altro sono ancora queste chiese se non le fosse e i sepolcri di Dio? Abbiamo parlato di nichilismo. Tra 2 minuti do la parola a voi. Non so se è più una promessa o una minaccia. Fate voi. Intanto, nichilismo ha parlato del nulla. Il nichilismo vuol dire tante cose nella costellazione, permettetemi di usare questa immagine, quanto mai appropriata qui, nella costellazione nietzschiana. Perché il nichilismo è innanzitutto il nichilismo originario, il nichilismo primitivo, è quello di coloro che hanno detto di no alla vita. Di coloro che hanno negato il mondo e la vita terreni in nome di un mondo e di una vita ultraterreni. Quindi tutta quella famosa, per Nietzsche, famigerata corrente socratico-platonico-cristiano-idealistica. O più semplicemente platonico-cristiana, va, per ridurla all'osso, no? Coloro che hanno detto il mondo vero non è questo, il mondo vero sta oltre questo. Quindi negando verità e validità alla vita terrena. Questo è il nichilismo primario. Poi esiste il nichilismo passivo, che è il nichilismo di quelli che subiscono la crisi dei valori tradizionali. Quindi quelli che restano disorientati di fronte alla caduta di tutte queste illusioni, no? Di un altro mondo. Di un mondo delle idee, di un mondo della verità, di un mondo ultraterreno, di un al di là cristiano, eccetera, eccetera. Di fronte al crollo di tutte queste cose, restano, viene da usare proprio istintivamente il termine annichiliti. Penso che sia inutile ricordarvi che il termine nichilismo viene dal latino nihil, che vuol dire nulla, però per dovere di cronaca. Lo faccio. Questo quindi il secondo. Poi c'è un nichilismo attivo che è quello di coloro che, per così dire, affrettano la maturazione di questa crisi, di coloro che contribuiscono all'esplodere di questa crisi. Come fa Nietzsche, smascherando gli idoli. Ecco, questo è il nichilismo attivo, lo smascheramento degli idoli, la trasvalutazione di tutti i valori. Ma la trasvalutazione di tutti i valori segna già il passaggio dal nichilismo attivo al nichilismo estremo. Il nichilismo estremo è quello che è soltanto l'inizio adesso dell'opera, la costruzione. Dopo aver distrutto, costruire qualcosa di nuovo, un mondo nuovo, un uomo nuovo, nuovi valori. In una bella metafora che utilizzerà così parlò Zarathustra, Nietzsche paragona il nichilismo attivo all'immagine del leone. Il leone con la sua forza, con la sua ferocia, con la sua forza di ribellione, è quello che è in grado di dire no alle imposizioni. Però ancora non costruisce. È ancora una forza negativa, importante, indispensabile,
ma ancora non costruttiva, ancora non creativa. Il nichilismo creativo, la figura creativa, nella metafora che lui farà delle tre metamorfosi, che lui farà in Così parlò Zarathustra, è il fanciullo. È il fanciullo che è perfino superiore alla forza del leone. Perché? Perché ha la fantasia, ha la creatività, ha la libertà, ha la volontà di giocare dionisiacamente, di creare nuove stelle danzanti, di danzare con esse. Allora, adesso vi ridò la parola, se ci riesco. Forse lo dovete fare voi, io provo, ma ecco, provate voi a riattivare Eccoci. i vostri microfoni. Bravi. Sì. Angela. Vai. Ida, riattiva. Brava. Sandra, bravissima. E Lorena. Allora, siete sopravvissuti? Che pace. Ditemi che era brutta questa pagina, io No, spengo, vado a dormire e ci rinuncio perché, bellissimo, bellissimo. perché non sono più in grado di fare niente allora. Sensazioni a fior di pelle. Poesia, è una poesia, è qualcosa di incredibile come riesca a esprimere le proprie emozioni, no? Senza parole, veramente. Quello che mi ha colpito naturalmente è l'ultima parte di cui hai parlato, la parte della gioia, no? Della danza, del bimbo, no? Del fanciullo. E il Non volete fanciullo, secondo parlare. me, siamo noi finché ci stupiamo, no? Perché la bellezza del fanciullo che cos'è? Quella di stupirsi, di vedere le cose sempre nuove, non abituarsi a ciò che sentiamo e che cogliamo dell'altro. Quindi veramente. Anche quella di saper creare qualcosa di nuovo, Sì, non soltanto certo. stupirsi di fronte a qualcosa di già No. esistente, ma anche saper Essere noi. creare qualche Sì. cosa di nuovo, la creatività, il gioco, il Gioco. gioco, Sì. Giocare. il saper godere della vita in tutti i suoi Ah. aspetti, la vita come un'avventura, anche nei suoi aspetti negativi, anche nei suoi aspetti negativi, perché non c'è scoperta senza sofferenza. Come dicevano i Ecco, tragici antichi, non vi è conoscenza senza dolore, non vi è scoperta, non vi è novità e tantomeno vi è creazione. Voi che siete in maggioranza donne sapete benissimo che creazione è dolore, che si crea, soprattutto loro. no? Soprattutto. Si genera attraverso il dolore, poi subentra la gioia, ma la creazione è anche dolore. E questo lo sa la madre che crea, ma lo sa anche l'artista che crea, perché anche la creazione artistica è sofferenza. Questo penso che Sandra ce lo possa molto bene confermare, no? Credo che i grandi artisti siano tutti passati attraverso una fase, o mi sbaglio, no? Di sofferenza, anche se sofferenza positiva, sofferenza creativa, ma pur sempre sofferenza. Per creare bisogna prima distruggere. Giusto. Lo stesso, se non sbaglio, lo stesso Michelangelo diceva che la sua arte di scolpire era un'arte di cavar via ciò che c'era di troppo. Era un tentativo, ricordo bene, Sandra, dico bene, di liberare dal blocco di marmo quello che già c'era imprigionato dentro, ciò che lui vedeva già imprigionato dentro. E questo
Questo sentire imprigionato qualcosa da liberare, e ditemi se non è sofferenza. Eh? Poi viene la gioia di averlo liberato, ma intanto c'è la fatica. Maria Teresa, sì? Volevo dire, mentre è molto chiaro e molto convincente, secondo me, il processo di distruzione degli idoli, dei vecchi valori, eccetera, mi lascia più dubbiosa cioè, noi siamo quindi ognuno di noi individualmente è il creatore di se stesso, deve saper capace di essere, come diceva, mi sembra, Socrate, la levatrice di se stesso. Però lì Essere rimaniamo, paragonato a Socrate non piacerebbe lo tanto a Nietzsche, uccido, povero Nietzsche, ma non importa, mi odierà, ma non ci speriamo sente, che mi perdoni. non è un problema. In questo senso sì, però ciascuno di noi deve liberare se stesso e Però ecco, liberarsi. questo fatto che è bellissimo il concetto di libertà, cioè, però mi lascia proprio. È come, capisci, se noi fluttuassimo in un infinito Ma hai dove. ragione, ma guarda che Nietzsche stesso ti darebbe ragione su questo, perché lui stesso è incerto. Ma se lui fosse certo, contraddirebbe se medesimo. Se lui ci dicesse, guardate, l'uomo nuovo sarà così, così, cosà, e desse le precise coordinate, no? Le precise caratteristiche, di quest'uomo. Lui in un certo senso contraddirebbe la sua affermazione di venire troppo presto. È ancora troppo presto per saperlo. Noi lo scopriremo strada facendo. Non siamo ancora in grado, non abbiamo ancora occhi per vedere, orecchie per sentire, una testa per capire adeguatamente che cosa e come dovrà venire. È un po' come mutatis mutandis, ma molto mutatis. Quello che fa Marx quando parla della società del futuro, della società liberata. Voi sapete che lui parla di una dittatura del proletariato, ma solo come fase transitoria, che dovrebbe poi Transitorio. preludere ad una società senza conflitti, senza classi. Però più di tanto non si sbilancia poi nella descrizione di questa società. Proprio perché altrimenti si contraddirebbe. Lui dice: non siamo ancora in grado, proprio perché noi facciamo ancora parte, siamo sulla soglia, siamo sul limitare tra l'una e l'altra. Siamo in mezzo al guado, se volete, con un'altra immagine che forse sarebbe piaciuta a Nietzsche. Siamo la corda tesa tra la bestia e l'oltreuomo. Ecco, lui dice: l'uomo è la fune tesa tra la bestia e l'oltreuomo, ma non siamo ancora l'oltreuomo. E non possiamo ancora sapere, possiamo auspicare come potrà essere questo oltreuomo, ma non possiamo dirlo perché altrimenti cadremo in contraddizione con noi stessi. Ma allora, se lo sai già, sei già arrivato. E allora cosa c'è ancora da scoprire e da creare? No? Quindi in questo ti do ragione, però ecco, devo aggiungere un'altra cosa. Proprio a partire da quest'opera, noi qui abbiamo visto l'aspetto più negativo, forse il culmine della negatività. L'abbiamo visto in questo annuncio della morte di Dio, che tra l'altro ha attirato molto, come potrete immaginare, l'attenzione degli studiosi. Questo aforisma, questa pagina. È uno dei più noti, uno dei più studiati dai vari esperti di Nietzsche. E su che cosa almeno in gran parte concordano gli studiosi? Sul fatto che questa non è una pura e semplice dichiarazione di ateismo. La sua dichiarazione di ateismo Nietzsche l'ha bella e fatta, lo sappiamo già. Qui c'è qualcosa di più, vuole esserci una constatazione da parte di Nietzsche di un cambiamento epocale, di un cambiamento storico. Le illusioni, le vecchie certezze hanno fatto il loro tempo. Ecco quale vuole essere il vero significato di questo annuncio. Badate bene, ci sono servite.
ci sono servite, sono state utili, forse addirittura indispensabili, ma adesso non lo sono più. Adesso che la società si è creata anche grazie ai progressi della scienza, e qui vedete che ritorna fuori la Gaia scienza, la scienza ottimista, la scienza positiva, la scienza allegra, come vedremo anche meglio andando avanti. Qui non c'è, in questa pagina non c'è ancora molta allegria, anzi, piuttosto poca, tranne che forse verso la fine. Ma attraverso la scienza, la società umana, l'umanità, per meglio dire, di oggi è in grado ormai di fare a meno delle vecchie false certezze, delle vecchie illusioni, dei vecchi idoli. Ecco perché Dio è morto. Ecco perché Dio è morto e con lui tutte le certezze tradizionali. E se ogni epoca avesse, creasse delle illusioni, delle certezze, per esempio a me fa molta paura questa fede nella tecnologia, gli sviluppi Ah, ma dell'intelligenza artificiale, eccetera, mi terrorizzano alquanto. non è affatto questo tipo di scienza quello in cui No, no, chi ci certo. spera. Sicuramente non è la scienza, come vi accennavo prima, nel senso positivo specialistico del termine, non è assolutamente questo. E sul fatto che la scienza stessa debba, come dire, non porsi dei limiti, perché non è questo il termine esatto, la scienza deve Beh, cioè, sempre andare dovrebbe essere avanti, non porsi dei cinetica. limiti, ma essere consapevole di se stessa, della direzione in cui sta camminando. Cioè, se io sto lavorando per creare, come forse vi ho accennato in altri momenti, un reparto di terapia intensiva o una centrale atomica o un ordigno nucleare. Ecco, io scienziato devo sapere, devo pormi queste domande. In questo Certo. senso la scienza deve essere consapevole di se stessa e deve porsi anche delle domande di natura etica. Le due Assolutamente. cose non debbono andare separate l'una dall'altra. Non ci deve essere uno specialismo cieco, uno specialismo con i paraocchi. Ecco, e a proposito di questa immagine dei paraocchi, mi verrebbe da dire che qui comincia anche l'aspetto positivo della distruzione degli idoli. Perché? Perché con i vecchi valori, con i valori tradizionali, cadono anche quelli che per gli uomini erano dei paraocchi. Quelle illusioni che gli impedivano di vedere la realtà com'è. Scusate se vi silenzio di nuovo, ma se no ci sono Sentono. dei rumori incredibili di fognatura, non so bene perché, perdonatemi, immagine poco poetica, dopo tante immagini poetiche, cadono anche i paraocchi, cadono anche i paraocchi. Quindi siamo finalmente in grado di vedere le cose come stanno. Parlavamo l'altra volta delle illusioni, parlavamo l'altra volta della terna Marx. Freud, Nietzsche, Freud, i maestri del sospetto. Ok, vediamo quanto ci manca. Sì, facciamo in tempo ad iniziare una nuova pagina. E come vi dicevo, da qui in avanti cominciano le note più positive, perché toccato il fondo con questa disperazione, con queste accenti e queste immagini estremamente cupe e macabre di questa pagina, inizia la risalita finalmente. Inizia la palingenesi, la rinascita. Bisogna morire del resto per poter rinascere, bisogna perdersi, come diceva un filosofo che Nietzsche non amava particolarmente, Hegel, per potersi ritrovare. E allora andiamo a pagina 493 della Gaia Scienza, aforisma 382. La grande salute. E allora, salute a voi. La grande salute, il tema della salute.
Sappiamo che è importante nel pensiero, così come nella vita di Nietzsche. Chi afferma che il pensiero di Nietzsche non ha nulla a che fare con la sua vita, di Nietzsche non ha capito assolutamente nulla. Noi uomini nuovi, pam, eccolo lì, subito il colpo di cannone. Noi uomini nuovi. Eccolo qua. Prima ha parlato della morte di Dio. La morte di tutto ciò che è vecchio. Adesso inizia subito l'incipit. Qua siamo sul finire del libro, della Gaia Scienza, sono gli ultimi aforismi. Sto guardando intanto quanto manca ancora. Inizia subito con questo colpo di gran cassa. Noi uomini nuovi, senza nome. E qui vedete che dà ragione a quello che diceva prima Maria Teresa. Sono uomini nuovi ma ancora indefiniti, non si sa bene. Siamo ancora noi nella fase di transizione tra la crisalide e la farfalla. Non siamo ancora farfalle, senza nome, difficili da capire, difficili da definire. Come direbbe Heidegger. Noi figli precoci, ecco un'altra volta la precocità, il venire anzitempo, di un avvenire non ancora dimostrato. Vedi Maria Teresa, un avvenire non ancora dimostrato, un avvenire ancora non certo, ancora sconosciuto. Abbiamo bisogno per un nuovo scopo anche di un nuovo mezzo, cioè di una nuova salute. Guardate, qui in tre righe ha usato quattro volte la parola nuovo. Uomini nuovi, nuovo scopo, nuovo mezzo, nuova salute. Di una salute più robusta e più smaliziata. Smaliziata perché ormai si è liberata dalle pastoie delle illusioni. Ormai disillusa, smaliziata. Più tenace, più temeraria, più allegra. Eccola la Gaia Scienza. Di ogni salute che c'è stata finora. Colui la cui anima assetata vuole aver sperimentato l'intera gamma dei valori invalsi e delle cose ritenute desiderabili e aver circumnavigato tutte le coste di questo Mediterraneo ideale, di questo mare ideale, chi in base alle avventure, vedete l'incertezza. È un'avventura, è una sfida, non è una certezza, questa che ci porta verso il mondo nuovo. Alle avventure della sua propria esperienza vuol sapere quali sentimenti prova un conquistatore e scopritore. In altri punti fa riferimento proprio a Cristoforo Colombo.